What's the best operating system? Come on, Chief. Windows. Bene, cari amici di Extreme Hardware, come avrete capito in questo video andiamo ad analizzare le novità del nuovo Windows Phone 8.1 uscito ieri lunedì 14 aprile in versione Developer Preview. Andiamo dunque a scoprire quali sono le novità, come per esempio il centro notifiche, la trasparenza delle tile oppure, come avete potuto sentire, l'assistente vocale Cortana. Andiamo dunque a vedere quali sono le novità del nuovo Windows Phone 8.1. Secondo me le novità sono sostanziali, abbastanza importanti, a partire dallo sfondo. Possiamo vedere che c'è la trasparenza quindi sui live tile, non su tutti perché dipende ovviamente dall'applicazione, come è stata sviluppata e come appunto è stato sviluppato il live tile dell'applicazione stessa, però come vedete molte applicazioni sono trasparenti e sotto troviamo l'immagine che scegliamo di background. Andiamo subito a vedere, a parte questa funzionalità che vedremo poi come rimuovere, una delle novità che è appunto facendo lo swipe abbiamo il centro notifiche dove appariranno chiamate non risposte piuttosto che sms ricevuti, email oppure notifiche da parte di Facebook o WhatsApp. Notiamo che abbiamo quattro tasti per i settaggi veloci, qui in questo caso abbiamo Wi-Fi, l'abilitazione o disabilitazione del Wi-Fi, del Bluetooth, del GPS e la possibilità di hotspotare internet. Questi sono modificabili, abbiamo anche la possibilità di entrare in tutti i settaggi, il mio in inglese perché è l'unico modo per poter provare Cortana, l'assistente vocale, che andremo a vedere. Per modificare le quattro funzioni principali del centro notifiche andiamo appunto su il centro notifiche e scegliamo quali tasti veloci utilizzare, quindi possiamo impostare tra i quattro tasti veloci l'utilizzo del Bluetooth piuttosto che fotocamera, il Wi-Fi, eccetera eccetera. Possiamo anche decidere quali applicazioni, cioè di quali applicazioni vedere appunto le notifiche, quindi Facebook piuttosto che tutti i nostri account email, eccetera eccetera. Io per esempio ho disabilitato le notifiche di Facebook. Sempre parlando della schermata iniziale, abbiamo visto la trasparenza dei live tile e possiamo decidere ovviamente di mantenere un colore classico per il nostro tema come si poteva fare prima in Windows 8 oppure appunto modificare l'immagine, scegliere l'immagine o semplicemente rimuoverla premendo scusate appunto su remove. Sempre in questa schermata del settaggio del desktop principale, quindi della schermata principale, possiamo decidere se aumentare o diminuire le linee di tile. Avrete notato sicuramente che ho tre linee di tile invece che le classiche due righe, due linee come si poteva fare nel Windows Phone 8. Io ne lascio tre perché lo trovo più carino. Tra le altre novità introdotte, sempre qua nei settaggi, possiamo impostare ad esempio, possiamo vedere il battery saver, per esempio, che ci dice vabbè la percentuale di batteria che ci rimane e il fatto che sia in carica o meno, e abilitare il battery saver e quindi il consumo inferiore, oppure andare a vedere quali applicazioni sono quelle che hanno utilizzato e che stanno utilizzando di più la batteria. Nel mio caso abbiamo Cortana, Mi Gran Beta, WhatsApp e quant'altro, quindi qui abbiamo un po' più nel dettaglio l'utilizzo della nostra batteria. Questa funzione del battery saver la troviamo anche tra le
tra le applicazioni. Stessa cosa con lo storage. Andiamo a trovarlo. Lo storage sense. Tramite lo storage sense, che si può trovare anche nei setting, possiamo decidere non solo come si poteva fare in Windows 8, dove salvare le foto scattate con la fotocamera piuttosto che i video e quant'altro, ma anche le nuove applicazioni, le applicazioni che scarichiamo dallo store di Microsoft. Possiamo scegliere se installarle direttamente sul telefono o sull'SD card. Stessa cosa per i contenuti scaricati da internet. Possiamo scegliere anche qui se installarli sul telefono piuttosto che sulla SD. Un'altra cosa che possiamo mostrare nei settaggi è il Quiet Hour. Il Quiet Hour praticamente ci permette di impostare un determinato lasso di tempo per il quale siamo assolutamente irrintracciabili per nessuno. Quindi se riceviamo delle telefonate in un determinato orario, il Quiet Hour ci permette appunto di risultare irraggiungibili in quel lasso di tempo. C'è un'altra funzione che però si combina bene al Quiet Hour, che è l'Inner Circle. Praticamente cos'è? Permette a una cerchia stretta per l'appunto di utenti di skippare la funzione del Quiet Hour e quindi per il quale noi siamo raggiungibili. Ad esempio, magari la mia famiglia piuttosto che gli amici più stretti, possiamo decidere che per loro siamo rintracciabili in qualsiasi momento, quindi sorvolando le impostazioni del Quiet Hour che impostiamo e quindi essere rintracciabili per loro. Tra le altre funzioni che possiamo vedere, passiamo subito, direi, a vedere un secondo prima di parlare di Cortana, provare a scrivere un messaggio. Perché scrivere un messaggio? Perché abbiamo un nuovo sistema di scrittura. Abbiamo un nuovo sistema di scrittura. Adesso in questa posizione non sono sicuramente molto comodo, ma noterete che è veramente, veramente efficace. Vedete, ciao a tutti. Sono momentaneamente. Vediamo se l'ha preso. No. Momentaneamente. Eccolo qui. Assente. Ciao. Angelo. Adesso questa è una posizione un po' scomoda per scrivere, però vi assicuro che è difficile sbagliare. È estremamente veloce e devo dire che è effettivamente anche molto comodo, anche da utilizzare con una mano sola. Ecco, per adesso, se ad esempio adesso mi hanno scritto su WhatsApp e come potete vedere nel centro di notifiche appaiono le notifiche di WhatsApp. Ora andiamo a parlare di Cortana. Cortana è l'assistente vocale. Allora, bisogna ovviamente attivare il GPS location setting, così almeno Cortana può ricavare tutte le informazioni delle news varie che trova a fianco e vicino a noi. Allora, prima di parlare e di sentir parlare anche Cortana, l'assistente vocale, vediamo tra le impostazioni di Cortana, perché lei si sostituisce, nel caso avessimo impostato la lingua inglese, alla ricerca di Bing che abbiamo solitamente sul tasto cerca. Tra le funzioni principali di Cortana, lei ci può mostrare tutte le notizie inerenti ai nostri interessi. Io, per esempio, ho messo interessi sul traffico, sulle news riguardanti la tecnologia e i fatti che avvengono nel mondo e informazioni sul tempo. Possiamo aggiungere in base alle nostre preferenze alcune informazioni,
essendo una versione, a parte che è ancora in beta, ma essendo una versione statunitense, la maggior parte dei contenuti sono relativi appunto al suolo americano. Infatti, se mettiamo news, abbiamo per esempio US headlines, eccetera, eccetera, sono soprattutto informazioni riguardanti appunto gli Stati Uniti. Abbiamo la funzione Remind Me, che non è nient'altro che un promemoria, un memo per il quale Cortana ci ricorda a determinati orari di fare determinate cose, oppure di un po' più complesso di ricordarci di fare qualcosa quando arriviamo in un determinato posto, piuttosto che quando riceviamo una chiamata da determinate persone. E legato a questo possiamo vedere Places, che secondo me è una delle funzioni più carine, forse, e più utili anche di Cortana. Ci permette di registrare dei posti sulla mappa, e tramite anche l'utilizzo del GPS, e memorizzarli. Cosa serve questo? Serve, per esempio, io adesso ho registrato l'indirizzo di casa mia e un pub che frequento spesso, che è quello di un amico. Per esempio, posso dire a Cortana di ricordarmi, non appena arrivo a casa, per esempio, che devo telefonare a mio fratello, per esempio. Quando tramite il GPS, appunto, lei vedrà che sono arrivato a casa, mi arriverà il promemoria e mi dirà di chiamare appunto mio fratello. O per esempio posso dirle di ricordarmi di dire a mio amico che i suoi panini sono buoni quando arrivo nel suo locale, e lei appunto quando vedrà che arrivo nel suo locale, che si chiama Puledro Impennato, mi ricorderà di dire appunto a questo mio amico che i suoi panini sono buoni. E tra le altre cose ha la possibilità di ascoltare la musica e di cercare online il brano, come fanno moltissime applicazioni famose. Tra le impostazioni abbiamo la possibilità di appunto farci chiamare per nome dall'assistente vocale, oppure fare in modo che si interfacci al nostro account, si sincronizza al nostro account di Facebook e ci dia appunto notifiche e quant'altro. Un'altra funzione abbastanza importante, secondo me, è il fatto che appunto si prende la libertà, se voi glielo concedete, di guardare all'interno delle vostre email in locale e appunto chiedervi se, per esempio, ricevete un'email da un amico che vi dice: ci vediamo domani in piazza tal dei tali a determinato orario, lei riconosce questa frase e ci chiede se vogliamo piazzare un promemoria che ci ricorda che domani dobbiamo vedere questo nostro amico. Sempre tra le varie funzioni abbiamo di nuovo il Quiet Hours e l'Inner Circle, funzioni che ho spiegato prima, e ovviamente, essendo in inglese, le funzioni dobbiamo o le funzioni vocali soprattutto dobbiamo per forza impartirle in inglese, altrimenti non, ovviamente non funziona. Abbiamo visto che ci mostra qua nella prima pagina, nella prima schermata appena l'apriamo, le news relative appunto a quello che abbiamo impostato noi, i nostri interessi principali, come per esempio i fatti che stanno avvenendo nel mondo, oppure le news per quanto riguarda la scienza e le nuove tecnologie. Queste sono cose che ho impostato io. Altrimenti possiamo impartire degli ordini o parlare con lei in inglese, ovviamente. Adesso facciamo una prova, vi chiedo scusa per la pronuncia perché ovviamente non sono inglese. How are you? Chiediamo come sta. Adesso c'è il volume un po' basso. Le chiediamo, per esempio, quanto dista Roma, vediamo. How far is Rome? It'll take 6 hours to drive to Rome. It's about 355 miles away.
Ok, lei prende la mia posizione e mi dice che ci sono 6 ore di auto da dove abito io, che effettivamente è in provincia di Alessandria, a Roma, e mi dà la distanza in miglia. Posso chiedere altre cose, come ad esempio il meteo di Roma, proviamo. What's the weather in Roma? In Rome, it's currently 65 and Mi partly dà sunny. il tempo e anche la temperatura in gradi Fahrenheit. Chiediamoli in Celsius. What about in Celsius? Ecco, adesso ho capito male. What's the weather in Rome in Celsius? Here's that temperature in Celsius. Mi dà la stessa risposta, ma con la temperatura in gradi centigradi in Celsius. Ovviamente queste sono una delle varie feature di Cortana. Delle più importanti sono, per esempio, possiamo scegliere di impostare la sveglia. Wake me up tomorrow at 7 a.m. Your alarm is set for 7 a.m. E lei mi imposta appunto la sveglia alle 7 del mattino. Possiamo anche fare appunto mettere dei memo. Vediamo. Remind me to call my brother tomorrow at 5 p.m. Okay, I can remind you to call my brother at 5 p.m. tomorrow. Sound good? Yes. Sure thing. Gli ho appena detto di ricordarmi domani alle 5 che devo chiamare mio fratello al telefono e tramite la funzione Remind Me, lei mi ha appunto fissato questo promemoria. Se ne facciamo numerosi, posso ovviamente chiedere tutti i programmi della giornata e quant'altro. Posso scegliere se eliminare, non eliminare promemoria e quant'altro. Beh, questa è una prova veloce. Ci sono un mucchio di funzioni anche piuttosto risposte come si vedevano anche su Siri, risposte piuttosto ilari, diciamo. Who is your father? That'd be Bill Gates. No big deal. Sono battute che fa e che si fa. Comunque, abbiamo visto quelle che sono le novità più importanti, quindi il centro notifiche piuttosto che Cortana, che vedete tra l'altro mette nel lifestyle, mette le news, l'ultima news più importante. E abbiamo visto la possibilità di mettere le tre linee di tile, abbiamo visto la possibilità della scrittura veloce degli SMS. Io devo dire che sinceramente lo sto provando da ieri, che infatti è uscita la developer, questa è la developer preview uscita ieri lunedì 14 aprile, e devo essere sincero, lo sto trovando molto molto carino, molto molto comodo e migliore rispetto a quanto era prima. Detto questo, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware è tutto, alla prossima, un saluto, ciao ciao.